Bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video. Io sono Xuder e oggi ragazzi, porca di quella porca, voglio parlarvi di una cosa che non ci credo neanche io, è stata scoperta da qualche data miner in giro per il web. Per chi non lo sapesse ragazzi, io seguo un pochettino di siti, diciamo, traversi per quello che riguarda Fortnite, dove ci sono delle persone appunto che riescono ad intrufolarsi di prepotenza nel codice sorgente e quindi a riportare e a rendere pubbliche informazioni che invece magari devono rimanere private su Fortnite. Ovviamente parliamo di nuovi oggetti, nuove armi, nuove modalità, quello che succede. Insomma ragazzi, su questo canale trovate sempre un sacco di leaks che riguardano Fortnite. E oggi ragazzi la notizia è veramente bella fresca, è veramente importantissima. Sono stati rinvenuti dei file che proverebbero l'esistenza, ragazzi, di 8, e dico 1, 2, 3, 8 nuovi backpack. Quindi, come sapete, ci hanno mostrato qualche giorno fa il jetpack, lo zaino che vi mettete dietro e sparate in aria come se foste gli omini della Michelin impazziti. Ragazzi, ce ne sono altri che adesso vi andrò ad elencare. E non solo, oltre ad elencarveli ragazzi, ho pescato due immagini probabilmente ufficiali, cioè sono ufficiali perché erano dentro nei file del gioco, bisogna vedere se le manterranno, di due backpack. Uno l'ho capito, l'altro non l'ho mica capito, ragazzi, cercheremo di capirlo assieme. Allora, innanzitutto abbiamo visto che il backpack, quello classico, lo vedete anche alle mie spalle adesso, cioè classico, il primo che hanno messo in che hanno reso pubblico, è il jetpack, e di lì non si scappa. L'abbiamo provato, l'abbiamo usato, hanno messo la close encounters, la close quarter, scusate, come modalità, poi l'hanno tirata via perché facevano sui casini e via. Ne abbiamo visto anche un altro però di backpack, se voi vi ricordate bene ragazzi, ci ho fatto il video un paio di giorni fa, avete visto una fucilata di persone, il backpack che si chiama Tracciatore dell'Occhio della Tempesta, che praticamente è stato inserito erroneamente o volontariamente, non si sa, nel gioco, nelle partite per un brevissimo periodo, però abbiamo già dei gameplay in giro e delle immagini che abbiamo viste, che serve una volta indossato a sapere in anticipo dove si andrà a stringere la tempesta, l'occhio appunto della tempesta. Però ce ne sono altri ragazzi, altri 6 che sono stati scoperti, altri 5, perché uno si chiama Glider come backpack, e Glider ragazzi, io ricordo da Rules of Survival e ovviamente anche qui da Fortnite, vuol dire deltaplano. Quindi perché fare un backpack che si chiama deltaplano? Non lo so, probabilmente la possibilità di utilizzare più volte durante la partita il deltaplano, anche se non per forza con una jump, non lo so, magari hai capito, ti butti da un, oppure lo potremmo chiamare paracadute, ad esempio, magari inseriranno il paracadute, non lo so ragazzi. Ah no, aspetta, piano, glider vuol dire paracadute ragazzi, allora inseriranno, GG per lo che scopre cose mentre fa video, glider mi è venuto in mente da Roots of Survival, voleva dire paracadute, e quindi inseriranno il paracadute, e questa ve la dico così proprio secca, in Fortnite. C'è un altro ragazzi che si chiama Intel Pack, che sinceramente non so bene che cosa serva, non lo sa nessuno per il momento, non abbiamo purtroppo l'immagine dell'Intel Pack, quindi è un grosso punto di domanda, lo scopriremo ovviamente assieme man mano che passeranno i giorni. E ne abbiamo uno ragazzi che vi faccio vedere. Allora, si chiama Missile Battery, e qua già sto dicendo un po' di cose ragazzi, ed è questo qui ragazzi. Allora,
che cosa fa? Secondo me non è ufficiale, ma io credo, ragazzi, visto che c'è una richiesta da parte di tanti giocatori di riavere i famosi missili teleguidati, il Missile Battery, ragazzi, credo che sia il backpack che riporterà i missili guidati nella mappa, nelle partite di Fortnite. Come lo vedete, lo possiamo un attimo analizzare, ragazzi, c'ha un'antenna, l'immagine è sfocata, non vi dico com'era quella originale perché vi mettete le mani nei capelli e grattate finché non vi esce la materia grigia, era veramente orrenda. Questa è la migliore che sono riuscito a modificare per portare a voi. Allora, un bel like, mi raccomando, porca vacca, per i lavori dello shooter. Un bel like, iscrivetevi al canale in tantissimi, porca miseria, fate iscrivere i vostri amici, ricordatevi che dentro questo canale c'è un sacco di roba interessante su Fortnite e su Fortnite Mobile, quello di Android. Come state vedendo, ragazzi, c'è un antennone giga che spunta dall'alto, è assolutamente inequivocabile che sia un'antenna, e come vedete c'è una faccina triste dove c'è la parte più scura, quella secondo me dovrebbe indicare proprio la batteria residua di questo missile, che non sappiamo se sarà come il missile guidato oppure no, secondo me sarà così. Ce n'è un altro invece che si chiama Test Pack, e che non sappiamo nulla, non sappiamo a cosa serva, non abbiamo nessuna immagine, sappiamo solo si chiami Test Pack, magari, non saprei neanche dire a che cosa. Se avete in mente voi qualcosa, ragazzi, scrivetemelo qua sotto, io vi leggo i commenti con calma, ma vi leggo tutti. Ne abbiamo un altro, ragazzi, che è quello più interessante, di cui abbiamo la foto, ragazzi, è il Medical Pack, che non parte la foto, ecco qua, è il Medical Pack, ragazzi. Come vedete si capisce benissimo che è un defibrillatore collegato al nostro, alla nostra schiena, quindi al nostro zaino che portiamo, c'è la croce della Croce Rossa ovviamente, quindi si capisce che è facile associare al Medical Pack anche questo zaino. La domanda è: cosa fa il Medical Pack? Nel senso, rianima un nemico in un colpo solo, tipo boom, gli dà una botta di una scarica, così come fanno quelli con il defibrillatore, e il tipo, al posto che perdere 8 secondi di cura, viene su in un colpo solo. Io credo che potrebbe essere ad esempio interpretato così, oppure ci fa aumentare la salute gradualmente, come sappiamo, ragazzi, non ci sarà più il succo slurp, potrebbe essere ad esempio sostituito da questo backpack, non lo sappiamo, potrebbe farci rigenerare la salute, non lo so, non dobbiamo sapere queste cose, raga, però noi le sappiamo perché Oxuder cerca. E l'ultimo, ragazzi, in realtà si chiama di nuovo si chiama Carmine Pack. Allora, mi sembra una presa in giro, eppure è scritto così, ragazzi, non sappiamo che cosa serva. Mi sono scordato di dirvi, ragazzi, che ce n'è un altro ancora che si chiama Boost Jump Pack, e vuol dire praticamente miglioratore di salto. Questo vuol dire probabilmente che tireranno via forse le bombe ad impulso, le granate ad impulso. Potrebbe essere un'idea cominciare a sostituire ed eliminare determinati oggetti nel gioco per sostituirli appunto a degli zaini. Ci sta, un rinfresco, non quello che ti mangi, un rinfresco del gameplay, della giocabilità, un sacco di cose nuove che tengono comunque noi utenti sempre lì sul filo del rasoio per vedere gli aggiornamenti di Fortnite. Beh, ragazzi, io spero che questo video vi sia veramente piaciuto tantissimo, io sono gasato come la Sprite quando la apri all'inizio, ragazzi, che è proprio gasata di brutto. Mi raccomando, iscrivetevi al canale in tantissimi, condividete questo video su tutti i vostri social con tutti i vostri amici, ragazzi, mi raccomando, perché qua vi aspetto per il contest che secondo me arriverà questa sera, visto che raggiungeremo gli iscritti necessari. Contest ogni manciata di giorni da 10 euro su questo canale. Noi ci vediamo in live. Ciao!